Buongiornissimo Arcade, amiche e amici di Kenobisboch. Io sono Kenobit, questo è il mio caffè, questo è il controller di un Super Famicom, un vero Super Famicom, e questo è Buongiornissimo Arcade. Tutte le mattine, dalle 8 e mezza, dal lunedì al venerdì, giochiamo a un gioco insieme. E questo è un momento particolare del Buongiornissimo Arcade, perché abbiamo, con l'anno nuovo, deciso di dare una botta di varietà e abbiamo deciso di dedicare un mese agli anime. Genanime, il logo craftato con amore da Andrea Babic, che ci permette di presentare, tadan, Sailor Mona. Sailor Mona mi è uscito bene, a posto così, Sailor Mona, del resto modellato è Sailor Moon, ma non è un semplice Sailor Moon, ma è il gioco noto come Sailor Moon S, un picchiaduro di Arc System Works, che hanno fatto una delle case più importanti del panorama dei picchiaduro a incontri bidimensionali. Sailor Moon, vi amo, vi lecco i gomiti, wow, fetish. Quindi io con questa prospettiva fetish bevo il caffè e... aia, porca! Allora, ieri sono andato in soffitta sia a... ah, no, che male! Sono andato in soffitta sia a portare su gli addobbi di Natale sia a portare su il vecchio tubo catodico. Mi sono grattugiato un dito sul muro e adesso me lo sono appena grattugiato sul microfono. Quindi, se sentite una perturbazione nella forza, sono io che bestemmio dentro di me, così come Sailor Mona, Sailor Moon, Gennanime. Allora, ci siamo, diamo un po' di audio. Ah, ma aspettate, io sento anche sotto l'audio di Wonder Boy, scusatemi, permettetemi di spegnere. Mamma mia, quanto è bello il mio monitor, quanto è bello il mio monitor, voi non avete idea. E quindi diamo volume al gioco. Me lo prendo anche io. E ditemi un pochettino voi com'è l'audio e tutto. E quindi possiamo incominciare. Sailor Moon S, il titolo vero. Aspetta, adesso vi leggo il titolo vero. Il titolo vero di questo gioco è... eccolo qua! Bishoujo Senshi Sailor Moon S! Jougai Rantou Shuyaku Soudatsuzen! Soudatsuzen! Mamma mia, impossibile, vabbè. Quei titoli da gioco di... guardate, allora, intro. La intro è fichissima. Anche la musica. Allora, abbiamo una modalità storia, un 1P vs 2P e un UP vs COM. Quindi giochiamo, facciamoci lo story mode. Oh, allora, tra l'altro voi dovete sapere che Marta è una grande fan di Sailor Moon. In realtà piaceva anche a me, mi sono divertito un sacco a guardare Sailor Moon. Ma Marta è una grande fan di Sailor Moon, e in Giappone l'ho portata dallo spacciatore di Cell, che sono le gelatine, gli acetati che venivano usati per fare i fotogrammi degli anime, e abbiamo comprato un po' di fotogrammi di Sailor Moon e Marta è diventata matta. Domanda: preferisci essere chiamato Fabio o Kenobit? Esistenziale. Ma a me Kenobit piace. Fabio è molto familiare per me. Quindi, ma in generale mi piace Kenobit. Mi piace Kenobit. Nel frattempo, ovviamente, facciamo finta, come al solito, di saper leggere. Allora, Bunny, com'è che si chiama in giapponese Bunny? Oddio, aspetta, che lo sapevo anche. Aiutatemi. Comunque, c'è questa intro. Alzo il volume del gioco e io ve lo alzo. Tipo così.
ancora di più. Usagi! Grazie. Ok, vabbè, ci sono delle grandi chiacchiere. E dicono, ma quando è che facciamo ammazzate? Lei era Kibiusa. Chissà com'era in giapponese. Allora, chi prendiamo? Allora, qua è una grande scelta di campo. Allora, io sono sempre stato innamorato di Sailor Jupiter e di Sailor Mercury. Partirei con Sailor Jupiter. Perché aveva il suo amore. Allora, vabbè, mi dice giustamente i tasti. Io non so assolutamente cosa mi sta dicendo, ma eccoci qua. Le guerriere Sailor a un certo punto decidono di fare a cazzotti. Non abbiamo capito la trama, ma dico, ah, sei anche tu la guerriera Sailor, adesso io ti sfondo, ti faccio un culo così, davanti allo sguardo compiaciuto di un monaco. Allora, questo è un gioco di Arc System Works, quelli di Guilty Gear, quelli... Ma come Mars? Guarda che mosse! Però mi sta facendo un culo fluorescente Sailor Mars! Ma... maledetta! Mi dispiace, ma tifo Sailor Mars. No, ma lo capisco. Cioè, Sailor Mars erano tutte delle bellissime figliole. Guarda che animazione. Oh! L'ho presa. Ma non ne faccio niente. Ma scusami, è difficilissimo da subito. Non è, ho scelto il personaggio scarso. Sailor Mars win. Continuo, ma certo che continuo, Milord. Ah, però sempre con Sailor Jupiter. Ma scusami, ma fammi capire, ma vaffanculo. Cioè, Sailor Mars parte già con della vita in più. Ma che ruberia è? Adesso io ti faccio la tecnica del calcetto de merda, che funziona sempre. La tentazione è di fare le mosse, ma io non te le faccio. Ah, ma c'è anche lo scattino indietro. Aha. Ok, quando arrivo troppo vicino, lei mi fa una presa automaticamente. Allora, è bello, non è male, ha una sua croccantezza. Certo, non è Street Fighter 2. Mannaggia, stiamo giocando su un Super Nintendo, tra l'altro, quindi è appunto, è proprio la stessa console dove c'è la conversione. Mannaggia, adesso non continuo, adesso ne prendo un'altra, perché secondo me Sailor Jupiter è il personaggio shit tier. Oppure adesso io devo diventare fortissimo. Ma poi guarda, lei mi fa una mossa e mi leva tantissimo. Io le ho tirato 800 calci e non ho ancora intaccato. Grazie per il follow, Joe14, che mi vedi. Succare fortissimo contro Sailor Mars, che vince. Allora io a questo punto, sai cosa ti dico? Non continuo con Sailor Jupiter. No, Milord. Via. Mi pare strano che già dal primo livello la mia avversaria abbia più energia, abbia un bonus di energia. Non è che per caso l'ho messo mega hard, non lo so. Jupiter non è dichiarata, ma ci sono scene in cui guardo ossessivamente il culo di una delle altre. Non ricordo esattamente chi. Beh, non mi stupirebbe assolutamente. Provo ad usare Star Platinum, Sailor Twix. Anch'io facevo sempre questa battuta. Allora, story. Mi devo risucare la intro, ma io adesso a questo punto la salto tutta. E prenderò... Allora, i più superficiali secondo me erano innamorati di Sailor Venus. Bandy non piaceva a nessuno. Sapevo di scatenare il fandom, Andrea Babic.
Ricordiamo la moltitudine di Entai Natti, non lo so cosa sono. Sailor Delice, buona Sailor Delice. Ah, cambio schema di gioco. Ok, mi metto. Questo qua secondo me è lo schema facile in cui con LR faccio delle robe. E andiamo. Guarda la Sailor Mercury che legge il libro perché è un po' secchiona. E oh, rovinami, rigami anche la macchina. Mi prendi a pizze! Ma che cazzo! Ma siamo amiche comunque! Cos'è? Cioè, il tasto che ho aggiunto nel coso è il tasto che serve per fare. Per deprimersi. Guardate, guardate adesso. Sailor Mercury sta bene. Sailor Mercury si deprime. No, non funziona più il tasto, neanche per deprimersi. Alabarda dice alabarda. Non capisco come mai dica alabarda, ma adesso te la faccio vedere io l'alabarda. No, le pizze! Ma che ridere che fa! Momento Bud Spencer. Un moveset non ce l'ho. Queste cose sono perse nei picchiaduro moderni come le intro personalizzate. Mamma mia, che tempesta di schiaffi! Momento Ben Hill, veramente. Ma allora, sì, Milord, molla, mi ho perso, ho capito, sono una sega. Lancia le rose, lancia un garofano questo, non lo so. È un momento democrazia, che è un momento. Vabbè, lasciamo stare. Story, Angel 1994. A questo punto prendo Kibiusa. Allora, l'unica roba che cambia tra questo è che ho LR. Io allora non li voglio. Moon contro Sailor Mars. Mannaggia Sailor Mars. Allora, vediamo come reagiscono questi due signori sullo sfondo quando c'è una donna, cioè una ragazza comunque adulta, che picchia quella che è chiaramente una bambina. Ma basta, ma mi fai anche le mosse di Sonya Blade. Ma ecco, basta. Oh! Ho il doppio salto. Ma lei è comunque una malvagia, implacabile picchiatrice. Non sono adulte, comunque hanno 14 anni, beh. Hanno sì 14 anni. Guarda, ho la scivolata. Adesso te la spammo all'infinito. Toh. Avevano solo 14 anni le guerriere Sailor. Mi sembra poco, cioè erano. Adesso non per fare il vecchio bavoso, ma mi sembravano relativamente sviluppate. Allora, non ho una mossa speciale adesso. Adesso muoio e poi vado a prendermi il moveset. Quanto è vero il Dio? Guardate qua, state con me. Io adesso prendo Sailor Moon S Moveset. Tata, Fighter Base, perfetto. Eccolo qua. Mi scelgo. Allora, io voglio usare Sailor Mercury, perché mi piace. Pugno. Va bene, riproviamoci. Quel calcio, va bene, d'accordo, proviamoci. Proviamoci un po'. Andiamo. Allora, con Sailor Mercury faccio avanti e indietro pugno alto. Adesso le provo tutte finché non trovo qualcosa di buono. Mannaggia. Cioè, non è possibile che giochiamo e non riusciamo a superare il primo livello. Dura, ecco i giochi giapponesi. Dura, durissima.
Avanti, indietro, pugno alto. E questo non fa niente, a posto. Poi, indietro, avanti, pugno. Sì, sì, l'ho detto che Arc System Works. Non fanno un cazzo queste mosse. Shoryuken col calcio. Oh! Peccato che sia una mossa orribile e arriva a Sailor Mars e ti sfonda di pizze. Mannaggia. Ma io ti faccio, guarda. Faccio lo spinning board kick ma fermo. Tanto non ti faccio niente. Ma forse questa è una tecnica. È una tecnica, eh. Non ce la farò mai ad arrivare fino alla fine. Invece, maledetta Sailor Mars, ti sto per strappare un round. No, adesso mi sfonda di pizza. Invece no, e invece no, e invece no. Ok, abbiamo trovato una mossa che funziona. Tu mi hai sfondato di pizza, cara Sailor Mars. Io adesso ho trovato la mossa del formaggio e te le restituisco ste pizze. Anzi, te le restituisco a suon di calci, purtroppo, che ti arresteranno lo sviluppo a questo punto se sei 14enne, ma i giapponesi hanno sempre avuto una visione un po' bizzarra delle 14enni, eh. Basta pure, a parte che... Oh! Sì, alla barda di tua madre! E allora, madonna, comunque, cioè, parliamone, è il primo livello dello story mode. Hai vinto. Ok, Sailor Jupiter. Allora, che altre mosse posso fare? Questo è un col pugno. E poi mezza luna indietro, avanti e calcio. Ok. Anch'io pensavo fossero amiche, invece in questo gioco si sfracellano di mazzate. Cara Sailor Jupiter, ho una mossa nuova per te. Ma cosa fai? Aia, madonna, ma guarda, ti fa un male. Allora, anche per... No! Però lo sfondo mi sta piacendo un sacco. Guardate... Guardate lo sfondo con tutti quei cabinati di tipo Astro City o Egret di Taito che c'erano. Mannaggia! La capsule machine! Ma... Sì, vabbè. Vabbè. Ah, ma quanto è bella la sala giochi dietro, è veramente bellissima. Continuo, sì che continuo, Milord. Non mi fai neanche cambiare personaggio. Io faccio questa mossa. È l'unico modo che ho. Come si impari Sailor Jupiter a essere... Ah, difficilissimo comunque. Sì, fai quella mossa lì, ma io tanto faccio questa, sono anche in vantaggio. Ah, hai fallito. Se fai troppe... mosse, ficone. E allora, Jupiter a casa. Credo che il gavettone si faccia con indietro e avanti più pugno. Io in realtà a questo punto abuso solo del mio spinning bird kick da fermo.
Quella sala giochi dietro comunque è veramente bellissima. È tanto Giappone! Adesso, Sailor Jupiter, ti ammazzo. Mi spiace. Third battle! Difficoltà totale. Oh, no, ero io. Ma cazzo! Ma è di una roba di una difficoltà allucinante. Allora, io adesso, tanto siamo morti, io voglio provare il... Voglio provare il versus mode, così magari vediamo anche degli altri personaggi e degli altri sfondi, perché di questo passo non ne vedremo molto. Era il 1993, mi pare, di questo gioco qua. 1994. One P vs Computer. Oh, con altri personaggi. Ci sono anche le altre guerriere... Sailor Palino, Sailor Mortazza, Sailor Salsiccia, non mi ricordo assolutamente come si chiamano, però io a questo punto prendo Sailor Venus e gioco contro Sailor Scabbia, eccola lì. Allora, sempre questa configurazione così. Pluto! Quindi lei è Sailor... Guarda, guarda che ginocchiate! Tempesta di ginocchiate! Oh, ho trovato una Duken! Oh, non fa niente il mio Duken, però... La frusta di cuori! Ma bellissima la frusta di cuori. Guarda che hitbox che ha. La frusta di cuori. Saperlo prendevo lei. Bene, bene. Mi piace molto... mi piace molto Sailor Venus in questo contesto, perché ha una... Finalmente una hitbox che non fa vomitare. Bell'attacco. E ho anche la... Aspetta, l'avevo fatto anch'io la Duke. Frustate di cuori. Quindi siamo in una fase già avanzata della storia di Sailor Moon. Questo perché... Cioè, mi ricordo che a un certo punto arrivavano delle altre guerriere Sailor e ho perso. Ma adesso posso scegliere un altro personaggio. E quindi scelgo Sailor Pandoro contro... Bunny, ecco. Adoro il random MIDI style. Allora, andiamo. Le musiche sono veramente pezzenti. Sì, questo è un po' il Super Nintendo usato... Allora, ho preso Sailor Uranus, che è alta 7 metri. Ma erano più adulte queste guerriere Sailor. Non mi ricordo niente di questa parte di Sailor Moon. Vorrei recuperare Sailor Moon, io non me lo ricordo per niente. Guarda che se Bunny ti tira le testate in faccia. Tra l'altro, bravo, grazie a Jax che me lo ricordi. Futuri appuntamenti concerti. Questo sabato sarò all'8-bit Art Lab a Montelupo Fiorentino. Poi vi posso anche dire che il... tra 2 settimane invece sarò a Winterthur in Svizzera, vicino a Zurigo.
poi invece il 1° di febbraio sarò a Sheffield nel nord dell'Inghilterra. Tutti questi sono concerti con il Game Boy. Mentre invece nel caso remoto in cui qualcuno ci sta seguendo dall'Australia, il 22 di febbraio sarò a suonare a Melbourne, se non va a fuoco tutto. E in più ci sono anche in programma un sacco di altri concerti in giro per l'Italia, vedrete. Allora, chi mi manca? Prendo Sailor Mars e giochiamo contro Sailor Panettone, qualunque sia il suo nome. Tarata. E andiamo. C'era un gioco per Saturn di Sailor Moon S che doveva essere più bello di questo. Però sai che, allora, al netto del fatto che Sailor Nettuno... Guarda che roba! Bischeroni. Ma come mai? Guarda che fa una mossa così, sembra che voglia fare l'uovo. E invece ti fa un drago che va per terra. Ma perché la mia Sailor Mars è diversa? C'è un po' questo problema dello spam delle mosse. Garadas, buongiorno, come stai, Garadas? Mi suona il violino Sailor Neptune, ma pensa che faccia tosta. Dice Zambanni, è vero. Che mosse che ti faccio. Pizze infinite, ma sono una pippa totale a questo gioco. Sviolinata così. E chi ci manca da vedere? Le abbiamo viste tutte. Che figata in cuffia il MIDI Merlin stereo. Sai cosa faccio, Babic? Adesso faccio partire un gioco di Sailor Moon a caso. Così. Allora, perché sono un tot di questi bisoccio Sailor Moon RS Kondo wa Puzzle Kurukururin Kurukururin Fuwa Panic. Ma non vogliamo vedere Fuwa Panic? Vediamo com'è. Ta-na-na-na-na, Fuwa Panic. Stiamo giocando su un Super Famicom vero real hardware, e questo è un gioco che non ho assolutamente idea di cosa sia, ma questo è Gennanime, il mese in cui il Buongiornissimo Arcade è pensato per raccontare la storia degli anime nei videogiochi. E scelgo Sailor Mercury. Attenzione, cos'è? Uè, fuo panic, zio! E dice lei. Allora, super deformed, trasformazione super deformed. Anche Sailor Mars si trasforma. Noi da piccoli, ovviamente, noi maschietti eravamo stati titillati dal... attenzione, puzzle... Ma non capisco. Mi sparo uno giallo adesso. No, cosa faccio? Ah, li gonfio. No, però se faccio gonfio così dovrebbero... No. Vediamo cosa fa lei. Io ho i compiti di Sailor Mars. Forse ho capito. Quelli fanno male. Quello fa bene, non lo so. Il primo che capisce come... No, mi hai bruciato il gioco. Mi togli i colori, mi abbassi tutto. Non c'è convenienza, non c'è cortesia. Ma quelli non si rompono.
gonfiare palloncini. Non sto capendo. È tipo un puzzle bubble quando non capisci come funziona puzzle bubble. Tipo. Adesso devi tirare le rafficone, però questo dovrebbe fare bene. E quindi. Anche questo ti fa bene. Adesso non voglio che succeda. Non ci sto capendo una fava bucata e quindi muoio. Il miglior puzzle è secondo Wapuzzle. Va bene, lo proviamo anche quello. Il sommelier di Sailor Mona Babic dice che il migliore è... Kondo wa puzzle, ce l'abbiamo qua. Sailor Moon, Kondo wa, tua madre puzzle e dello Zoo Bandai, lo Zoo Corporation Bandai 1990. Allora, la modalità Bunny si incazza, la modalità Bunny fa le linguacce, la modalità gatti, la modalità Sailor Mercury, Bunny si incazza, vai. Attenzione, io persevero nel prendere Sailor Mercury, mi piace, ci devo fare. Oh, ma è un puzzle. Cosa devo fare? Non sto capendo. Babic, dimmi come si fa. Sto inventando, ma... Cioè, o sono fortissimo e questo gioco è facilissimo, oppure non ho capito come funziona questo gioco, che potrebbe essere il caso. Non sto proprio capendo, mi pare evidente. Forse mi sto sprecando tutta la mia roba? Che devono essere più di uno e adesso non posso fare niente. Passano sopra questi e vengono. Ok. Va bene, forse ho capito. Ma per adesso non posso fare niente. Devo, quindi ho sprecato tutto, dobbiamo aspettare. E non le posso spostare. Però ho fatto una magia e le ho spostate così. Bene, guarda, chi vi usa. Però adesso io aspetto. Aspetto un pochettino. E gli creo del fastidio, ma... Ho solo un tasto e non posso velocizzare in nessun modo l'arrivo di nuove cose. Posso sprecare le mie doppie. Ah, attenzione, si sposta così. Ah, quella era una stornellina che... Ah, guarda, questo va in su. Buono. Questo va in... va a destra. Ok, questo è carino.
ho fatto qualcosa, ho fatto la magia di far sparire tutto. Allora, cercherò di creare dei blocconi figoni di blu in questo momento. C'è proprio un giga blocco ghiottissimo di blu. Se io faccio... fatto un mossone. E adesso non capisco come mai, attenzione, con quadrato le faccio delle magie che però non servono a niente. Hai perso, la tua piangeva, ecco. Questo va bene. È bellissimo giocare ai giochi senza sapere le regole. Non sto capendo. Sentirsi stupidi oggi. Quelli sopra puoi farle scendere anche prima che arrivino in fondo. È quello che pensavo anch'io, ma invece non ci riesco. Non riesco. Aspetta, con questo sposto le robe. E questo è interessante. Sto capendo una ceppa, ma adesso chi mi usa finisce quello e mi uccide. Esatto. Io piango e lei fa il segno di andare in bagno. Bene. Beh, amici, amiche, io direi che ho preso abbastanza schiaffi nell'universo narrativo di Sailor Moon per oggi. E anche perché ho una giornata un po' impegnata. Io vi ringrazio per essere stati con me. Vi ringrazio anche per tutto l'affetto che mi avete rivolto su Discord ieri sera, credetemi, mi ha fatto molto 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 piacere. Guardate che tristezza, chi vi usa che ha rovinato questa ragazza bravissima. Quindi vi auguro buona giornata, un buon giovedì, ci vediamo domani mattina sempre con Buongiornissimo Arcade e questo sabato a Montelupo Fiorentino, all'8 Bitter Club, ci sarò io e, rarissimo, ci sarà anche Marta sul divano. Tra l'altro, Marta sul divano, stiamo ragionando su nuovi ospiti e nuove cose, tornerà anche Marta sul divano. Chiudo la registrazione per YouTube. Ciao YouTube!